Ragazzi, sta per ricominciare la scuola e mi è appena arrivato lo zaino reversibile 7th Double, ovvero due zaini in uno. Infatti possiamo rigirarlo come vogliamo in tre semplici mosse. Come avete visto, infatti, abbiamo questo zaino sia con una fantasia sia in tinta unita. In abbinamento, tra l'altro, 7 fornisce anche un paio di cuffie wireless che possiamo collegare allo zaino. Ascoltate quindi le nostre playlist preferite, ovviamente quelle degli Amedosa Pacelli. Lo zaino reversibile è fatto in tessuto di poliestere riciclato ricavato da 29,5 bottiglie in PET da 500 ml. Qui davanti, come potete vedere, abbiamo una comoda tasca frontale. Qui in fantasia anche una comoda tasca laterale che possiamo utilizzare magari per mettere una borraccia al suo interno. Infine, lo schienale imbottito insieme agli spallacci imbottiti e aspiranti rende lo zaino comodo da indossare sulle spalle. Io vi lascio qui il link per fare un salto sul sito di 7, quindi mi raccomando, fate swipe up. No ragazzi, io questa ve la devo far vedere, perché la realtà dei fatti, sui social ci mascheriamo tutti e tendiamo sempre a esternare una vita che non viviamo. Due giorni fa ero sul red carpet, no? Bellissimo, elegante, figo della madonna. È giusto che adesso voi vediate io come sono combinato oggi. Eccomi in tutto il mio schifo. Cappello opinabile, occhiali rubati da una bancarella, maglia che non lavo da almeno 2 settimane, marsupio che meno i giuschi di Doraemon ci nascondo dentro. Soprattutto le mie scarpe orribili. Qui sta passando un sacco di gente, sotto casa mia questo non passa mai nessuno. C'è mai stato così tanta gente, infatti mi stanno nascondendo dietro le macchine per non farmi vedere in tutto il mio schifo quotidiano. L'effetto è stata, oddio, vedi? Stanno bussando forse perché faccio schifo. Ma perché cazzo mi sono vestito così male? Ma che ho fatto? È in giornate come questa che penso, e se fosse proprio oggi il giorno in cui incontro la donna della mia vita, non mi guarderebbe mai. Qualora lo facesse, lo guarderebbe con sdegno. Niente, era tutto ciò che avevo da dirvi. Andare a fare le foto, no? Ma mi spiegate sta zanzara che ha combinato? Cioè, ma sta zanzara quanto tempo non mangiava, che era un buffet dove era un matrimonio? Secondo lei, che se non è una puntura, che se è un prelievo che ha combinato sta zanzara? Ma quanto hai detto che pesi? 82 kg. Quanto vorresti pesare? Devo pesare 70 come l'anno scorso. La dieta è impossibile. Questa qui è la felpa che ha indossato quel santo uomo di Ignazio Moser per 40... Vedi, si è mosso qualcosa qua sotto? O me lo sono immaginato? Solo per essere sinceri, schietti, il nostro rapporto è così, di eterna schiettezza. Scrivetemi qui nel box che vi lascio, cioè secondo voi perché io sono single? Sincero, io ve lo giuro, non mi offendo. Secondo voi, sincero, perché sono single? È vero, forse è esattamente questa la motivazione, perché mi rendo conto che quando vado a prendere magari un caffè con una ragazza, passo più tempo a cercare di farla ridere che fare la persona seria. Odio questa cosa di me, ci devo lavorare. Devo essere più tenebroso, tipo fare la domanda ma sto zitto. Che significa? Cioè, che significa? Non so, ragazzi, me ne rendo conto di questa cosa. Purtroppo ci combatto da quando sono nato, ma imparo a conviverci con la bellezza. E non mi nascondo che è un problema. Un problema che non riesco a nascondere, tra l'altro. Ma che significa? Cioè, mamma che mamma fa? Cioè, che lago c'è? Cioè, devo tipo parlare così? Cioè, tipo, se prendiamo un caffè insieme, vuoi che io abbia questa voce che al mattino ti guardo negli occhi e ti dico buongiorno amore? E una forza che ha la voce, amico. Mi sono appena reso conto che con questo box domande mi sono appena rovinato la serata. Forse era meglio come facevi, fatemi. Che uomo, Verli. Tra meno di un minuto a Milano pioverà e abbiamo avuto la brillante idea di lavare la macchina. GG. Oh, mamma mia, me la guardano. Okay.
Ragazzi, ho fatto un sogno di cui non ci ho capito assolutamente un cazzo. Praticamente ero ancora a scuola. Io avevo con me un maialino. E il mio animale domestico era un maialino. Ma piccolo, bellissimo. Niente, io andavo a scuola con questo maialino. Fatto sta che praticamente questo maialino deve fare la pipì. Io lo porto nel bagno della scuola. Lo perdo. Non lo trovo più. Quindi giro ovunque nella scuola chiedendo a tutti che comunque hanno visto un maialino in giro. E nessuno lo ha visto. Io piango, piango tantissimo perché ho perso il mio maialino. Qualcuno mi può spiegare perché sogno maialini? Cioè, no, uno dovrebbe smettere di farsi domande e vivere nell'ignoto, e invece no, cerco sempre risposte e mi sta bene, mi sta bene. Da 0 metri, dopo che Scheste aveva toccato e dopo il colpo di testa di... L'ennesimo tampone della mia vita. Stimato da andare, il tampone penso 200 quest'anno, mi sento come la prima volta che sta bene di me. Soffia dalla bocca. Vabbè, sono lacrimano gli occhi, vuol dire che non è fatta bene. È sempre un'emozione, una roba a me che mi emoziona ogni volta. Oh, che bellino. Negativo, negativo. Come me, come sempre. Ma che stai bevendo? Neroni. Un Neroni.